Nel 1957, padre Agustín Fuentes incontrò Suor Lucia nel convento di Coimbra, in Portogallo. Durante quell'incontro, padre Fuentes ha avuto una lunga conversazione con Suor Lucia. Suor Lucia gli ha confidato inediti particolari sui segreti di Fatima e sulle profezie della Madonna che arrivano fino ai giorni nostri. Padre Fuentes ha divulgato le sue parole e oggi siamo in grado di poter ascoltare. Prima di ascoltare le parole di Suor Lucia, vi invito a iscrivervi al canale e entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Ecco le parole di Suor Lucia registrate da Padre Fuentes. Padre, la Beata Vergine è molto triste perché nessuno le ha prestato attenzione, né i buoni né i cattivi. I buoni perché continuano sulla strada della bontà, ma senza prestare attenzione a questo messaggio. I cattivi perché, a causa dei loro peccati, non vedono il castigo di Dio che già sta cadendo su di loro al momento, ma continuano anche sulla loro strada di malvagità, ignorando il messaggio. Ma Padre, devi credere che Dio sta per punire il mondo e castigarlo in modo terribile. Il castigo dal cielo è imminente, l'anno 1960 è vicino, e cosa accadrà sarà molto triste per tutti e lontano da una cosa felice, se il mondo non prega e non fa penitenza prima di allora. Non posso fornire ulteriori dettagli, perché è ancora un segreto per volontà della Beata Vergine. Solo il Santo Padre e il Vescovo di Fatima possono conoscere il segreto, anche se hanno scelto di non rivelarlo per non esserne influenzati. Questa è la terza parte del messaggio della Nostra Signora, che rimane ancora segreta fino al 1960. Dite loro, Padre, che la Beata Vergine ha ripetuto ai miei cugini Francisco e Giacinta, così come a me, che molte nazioni spariranno dalla faccia della terra e che la Russia sarà lo strumento di castigo dal cielo per tutto il mondo se la conversione di quella povera nazione non viene ottenuta prima. Padre, il diavolo sta combattendo una battaglia decisiva contro la Vergine e, come sai, ciò che offende di più Dio e che gli fa guadagnare il maggior numero di anime nel minor tempo è conquistare le anime consacrate a Dio, lasciando così indifeso il campo dei laici e permettendo al diavolo di prenderli più facilmente. Dite loro anche, Padre, che i miei cugini Francisco e Jacinta hanno fatto sacrifici perché vedevano sempre che la Beata Vergine era molto triste in tutte le sue apparizioni. Non ci ha mai sorriso. Questa angoscia che vedevamo in lei, causata dagli oltraggi a Dio e dai castighi che minacciavano i peccatori, penetrava nelle nostre anime e, essendo bambini, non sapevamo che misure adottare se non pregare e fare sacrifici. Per questo motivo, Padre, è la mia missione non solo parlare delle punizioni materiali che sicuramente verranno sulla terra se il mondo non prega e non fa penitenza. No, la mia missione è quella di avvertire tutti del pericolo imminente che corriamo di perdere le nostre anime per l'eternità se rimaniamo ancorati al peccato. Padre, non dovremmo aspettare una chiamata al mondo da Roma da parte del Santo Padre per farle penitenza. Ne dovremmo aspettare che una chiamata per la penitenza arrivi dai vescovi nella nostra diocesi o dalle nostre congregazioni religiose. Il nostro Signore ha spesso usato questi mezzi e il mondo non ha prestato attenzione. Ora ciascuno di noi deve iniziare a fare penitenza spiritualmente. Ognuno di noi deve salvare non solo la propria anima, ma anche tutte le anime che Dio ha posto sul nostro cammino. Padre, la Beata Vergine non mi ha detto che siamo negli ultimi tempi del mondo, ma l'ho capito per tre motivi. Il primo motivo è che lei mi ha detto che il diavolo sta ingaggiando una battaglia con la Vergine, una battaglia decisiva. È una battaglia finale in cui una delle due parti sarà vittoriosa e l'altra subirà la sconfitta. Da questo momento in avanti, siamo con Dio o con il diavolo, non c'è via di mezzo. Il secondo motivo è che lei mi ha detto, così come ai miei cugini, che Dio sta dando al mondo due ultimi rimedi, il Santo Rosario e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Essendo gli ultimi rimedi, significa che non ce ne saranno altri. E il terzo motivo è che, secondo i piani della Divina Provvidenza, quando Dio sta per castigare il mondo, esaurirà sempre prima tutti gli altri rimedi. Quando vede che il mondo non presta alcuna attenzione, allora, come diciamo nella nostra imperfetta maniera di parlare, con un certo timore, ci presenta l'ultimo mezzo di salvezza, la sua Beata Madre.
se disprezziamo e rifiutiamo quest'ultimo mezzo, il cielo non ci perdonerà più, perché avremo commesso un peccato che il Vangelo chiama peccato contro lo Spirito Santo. Questo peccato consiste nel rifiutare apertamente, con piena conoscenza e volontà, la salvezza che ci è offerta. Inoltre, poiché il nostro Signore è un Figlio molto buono, non permetterà che offendiamo e disprezziamo la sua beata madre. La preghiera e il sacrificio sono due mezzi per salvare il mondo. Per quanto riguarda il Santo Rosario, Padre, in questi ultimi tempi in cui viviamo, la Beata Vergine ha conferito una nuova efficacia alla recita del Santo Rosario. In tal modo, non c'è problema che non possa essere risolto pregando il Rosario, per quanto difficile sia, sia esso temporale o soprattutto spirituale. Con il Santo Rosario ci salveremo, ci santificheremo, consulteremo il Signore e otterremo la salvezza di molte anime. Poi c'è la devozione al Cuore Immacolato di Maria, la nostra Santissima Madre, considerandola come seme di misericordia, bontà e perdono, e come la porta sicura per entrare in paradiso. Queste sono le parole di Suor Lucia. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. A presto!